Eccoci di nuovo con la nostra nuova ospite, Sara. Ciao a tutti. Per voi che volete sempre nuove ospiti, nuove ragazze. E noi cosa facciamo? Le troviamo e le portiamo, ok? Sempre, ogni singola volta. Quindi Sara, iniziamo. Quando una ragazza preferisce un ragazzo se semplice, ok? Easy going, chiamiamolo così. Beh, diciamo la maggior parte delle volte noi comunque non apprezziamo le persone troppo montate, i ragazzi che se la menano, che si fanno vedere davanti ai loro amici. Noi vogliamo i ragazzi semplici, i ragazzi di tutti i giorni che non si montano la testa per le cose. Un ragazzo semplice, sì. Ok, quindi anche uno che ad esempio non fa molti drammi, cioè nel senso, come te lo posso spiegare, che non solleva spesso questioni relative a potenziali conflitti, gelosie o quant'altro. Sì, sarebbe l'ideale, sicuramente qualcuno che non se la prende troppo, ecco, se magari vogliamo uscire la sera, se magari andiamo in discoteca con le amiche, qualcuno che non sia troppo possessivo e geloso sarebbe perfetto, se ce ne sono ancora. Ecco, una cosa secondo me importante è quella relativa al non prenderla troppo sul serio, no? Cioè, questa sorta di autoironia, a mio avviso, è un'arma molto forte, che suscita appeal nella donna. Tu cosa ne pensi? Sì, sicuramente l'autoironia è fondamentale, c'è una persona comunque che non se la prende troppo, che non se la prende troppo nella vita è perfetto, sarebbe perfetto anche per noi, anche perché così, cioè non, per non avere una relazione troppo tossica. Anche perché questo ti aiuta, secondo me, aiuta a sviluppare flirt tra l'uomo e la donna, perché nel momento in cui questi si prendono anche in giro a vicenda, si riesce ad innescare una sorta di scintilla più Assolutamente. facile da tenere poi accesa e appunto farla diventare magari un fuoco. Sì, assolutamente, perché comunque si inizia con una semplice amicizia dove ci si prende un po' in giro, si scherza. Mi è successo così anche con il mio ragazzo proprio, dove si scherzava un pochino, lui mi prendeva un po' in giro e poi comunque è scattata la scintilla. Comunque è un ragazzo già che ti fa ridere e ti prende, quindi chiaramente è un punto in più, Tu dove hai conosciuto il sicuramente. tuo ragazzo? L'ho conosciuto grazie a un'amica in comune, Ah. esatto, quindi eravamo comunque un gruppo di amici alla fine e poi è scoppiata la scintilla, quindi sì. E se dovessi dire appunto dei punti di semplicità del tuo ragazzo, cosa diresti? Beh, sicuramente è un ragazzo che non si prende sul serio, comunque è sempre scherzoso, è sempre divertente e poi ti fa sempre ridere. È una persona non troppo gelosa, quindi anche questo è un punto a suo vantaggio, perché è una persona che mi rinchiude, che non mi fa vestire come voglio, anche questo mi è successo in passato, non potrei accettarlo, non potrei accettarlo. E nulla. Quindi chiaramente questi sono punti a suo favore, per questo adesso siamo insieme da 4 anni. Caspita, Sì. un bel periodo di tempo, 4 anni. Beh, Sì, assolutamente sì. bravi, bravi. Ok, e cosa noti invece di complessità? Allora, nei ragazzi che magari hai scartato in passato, abbiamo detto sicuramente la gelosia oppure l'essere troppo possessivi rispetto a quella persona. Sì, sicuramente le mie esperienze passate mi hanno detto che bisogna allontanarsi da una persona così, una persona troppo possessiva, poi non ti lascia respirare, comunque vai a perdere magari anche amicizie a te care perché non ti lascia uscire con le tue amiche, non ti lascia vestire come vuoi, quindi alla fine non sei più te stessa, quindi sicuramente da scartare questo punto della gelosia o di una persona troppo gelosa, ecco, sì, è un punto chiaramente che io non potrei accettare. Ti è mai successo di ragazzi che magari non si fidavano di te e a un certo momento ti hanno detto: mandami la posizione? La posizione no, ma la foto sì. Ah. Mandami la foto di con chi sei. Ah. Assolutamente, sì, io dovevo provare comunque di essere uscita con le mie amiche, non con qualcun altro. Una cosa inaccettabile. Caspita, è incredibile. Oggigiorno Sì.
gli stalker. Anche la password di Facebook e di Instagram. No, vabbè, no, dai. Assurdo. Non è possibile, sì, questo. Sì. Ma e tu come le gestisci queste richieste? Quando ti arriva, dammi la password di Facebook e di Instagram, poi devo controllare. Tu cosa dici? Diciamo che inizialmente io ero presa, ero dentro la relazione, quindi ho detto magari gliela devo dare perché è una cosa giusta, però comunque poi ne ho parlato con mia mamma, ne ho parlato con le mie amiche, mi hanno detto non è accettabile una cosa del genere, quindi poi io non gliel'ho data. Però veramente c'è da stare lontano da persone così, che ti vogliono controllare, no no no. Sembra come di avere il grande fratello in casa. Esatto, cioè. Hai sempre l'occhio su di te. Assurdo. Ok, e poi qualcuno che invece ti contaminava con energie negative, litigate continue? Sì, assolutamente, mi è successo in passato comunque di dover litigare troppo, anche per queste cose qui, appunto della gelosia, che alla fine il punto per cui si litigava di più, e bisogna allontanarsi comunque anche da queste persone qua, perché poi ti va a dare energie negative anche nella vita di tutti i giorni, magari con lo studio non riesci a studiare perché non sei concentrata, sei sempre di cattivo umore, quindi adesso quello che cerco oggi è una relazione sana e dove si litiga il meno possibile. Bello, mi piace, anche a me non piace litigare. Allora ragazzi, siccome sono arrivate le brioche e quindi adesso andiamo a farci un break, vi salutiamo. Alla prossima. Ciao a tutti.